Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati sul nuovo DLC di Resident Evil, Le Ombre di Rose. Oggi recuperiamo tutte e tre le maschere e scopriamo il vile piano del Duca Malvagio. Poi otteniamo un potenziamento dei nostri poteri e sblocchiamo anche il fucile a pompa, ma ci facciamo anche ciancicare male la faccia decisamente troppo spesso. Buona visione! Rose, ragazza mia, io ti voglio bene, ormai mi ci sono affezionato a te, però scusami, Tu sei finita qua dentro nel mega micette, circondata da mostri che ti stanno letteralmente smangiando via la faccia perché i tuoi amici pensano che tu sia troppo ammuffita. Ma per davvero? Ah, facciamo finta di nulla che è meglio. Almeno siamo finalmente... Sì, ma stai calma con la pistola. Almeno finalmente siamo riusciti a potenziare i suoi poteri. E adesso abbiamo praticamente un'abilità che ci permette di purificare alcune parti della melma. Però come dicevo, adesso possiamo sbloccare tranquillamente l'accesso alle varie zone del palazzo. Non tutte, quelle che richiedono le chiavi purtroppo no, però. Un po'. Yay! Molto bene. Oddio, qua c'è tanto schifo. Potrebbero emergere all'improvviso. Ui, buono. Buono. Vi ricordate in questa stanza un tempo c'era il duca? Io ci venivo spesso per comprare i potenziamenti e via dicendo. E stavolta era lì. Era lì il duca. Che cocchio di fine ha fatto? Il posto è cambiato completamente. Non puoi usare questo oggetto qui. Ah, adesso ho capito. Ci serve una chiave specifica per aprire la valigetta. Scusate, non avevo capito che io dovevo usare un oggetto. Pianticina verde in caso di necessità. Non ricordo nulla, non so chi sono o da dove provengo, non so nulla. I miei ricordi sono andati in frantumi, come il viso che celo dietro questa maschera. L'unica cosa che mi resta è questo sentimento, questa fame vorace di assistere al dolore altrui. La disperazione nei loro occhi, le loro urla. Chi sarà la mia prossima preda? Il mio servitore si occupa delle offerte. Ha molteplici facce, ma nessun cervello. È il mio cacciatore migliore, non si fa sfuggire neanche un coniglietto. Oh! Quindi è come se una versione del duca fosse rimasta intrappolata nel mega micete e ovviamente ha perso tutti i propri ricordi, quindi non sa come si dovrebbe comportare, ma ha solo una maschera. Quindi è come se fosse stato mutato in qualche modo dal potere. Lo ha corrotto. Ok, sappiamo tutti che prima o poi qua fuori cominceranno a spawnare i mostri, ma... Per adesso dovremmo poter tranquillamente recuperare la prima maschera. Il potere poi si evolverà permettendoci di colpire, o quantomeno di stunnare, i cattivoni. Yay! Abemus, la maschera di bronzo! Finalmente ce l'ho fatta! Sì, lo sai, vero che questa è la prima parte di un lungo percorso pieno zeppo di traumi e porchi. Soprattutto porchi. Scusate, di chi è questa maschera? Presumo della statua di qua. Perfetto, inserisci maschera di bronzo. Signora, le sta benissimo? Che poi, scusate, ma senza rompermi tanto le scatole a cercare maschere, non possiamo tipo sparare al vetro, recuperare il cristallo, no, Ah, gente, prima che mi dimentico, no, questo gioco non esiste in... Beh, questo DLC, scusate, non esiste in prima persona. Vi avevo già detto lo scorso episodio che hanno introdotto la terza persona in Resident Evil Village. Quello che forse avrei dovuto specificare è che con Rose siamo obbligati a giocarci in terza persona, che onestamente va benissimo. No, non ho notato la benché minima differenza. Aspetta un secondo, c'è un documento a terra, una mappa disegnata a mano. La chiave si trova nella stanza della Dimitrescu, dove la signora andava a cambiarsi. Uila, magari la trovo mezza ignuda. Allora, diamo comunque un'occhiata in giro. Buongiornissimo, un fluido chimico. Buon salve. La foto di una farfalla, la foto di un ragno. Pecora. Una rana e credo che siano dei lupi. Oh oh! C'è qualcosa di bloccato. Dobbiamo quindi risolvere probabilmente questo enigma. Vediamo se c'è un indizio. I predatori schierati in fila fissano minacciosi le loro prede. Ok, è un ottimo indizio. Allora, la pecora va messa quindi dall'altra parte rispetto al lupo. Toglimi il ragno. Perfetto. Quindi metti qua le due pecore. Il ragno va messo da quest'altra parte. Olle. Poi abbiamo la farfalla che è ovviamente la preda. Sì, ho capito. Questo quadro non può essere spostato. Ok, allora recuperami quindi la rana. E a sto punto il ragno va messo da quest'altra parte. Devo capire se la rana è la preda o il predatore. Questo vuol dire che ci manca un quadro che si troverà da qualche parte nella casa della Dimitrescu. Ok, vediamo di non farci sbranare la faccia. Nei limiti del possibile, mi sto cacando. Che voi non ci avete idea? Sicuramente dovremmo riuscire anche a sbloccare alcune scorciatoie per raggiungere altre zone della casa. Ah, questa l'abbiamo già ripulita allo scorso episodio. Abbiamo trovato il caricatore augmentational. Mentre invece qua probabilmente recuperiamo dei proiettili per la pistola che fanno sempre comodo. Grazie, molto gentile. Signori, possiamo fare una petizione per raccogliere abbastanza soldi per insegnare a Rosa a correre? Non penso sia così.
difficile. Salve signore, non faccia caso a me, buongiorno. Benissimo. Capo, io l'ho preso sulla palla. E che poi cominciano a barcollare. E sono difficilissimi da colpire. Aiao! Sparato 826 volte. Ma perché si stanno pappando i miei cloni? Creati probabilmente dal duca. Oh, te l'ha messa anche peggio degli altri. Allora, abbiamo un altro fiorellino sopra la mia testa. Mamma mia, oh. Sono la donna delle pulizie della muffa. Sei davvero sorprendente. Oh oh, oh oh, oh oh, corri, corri. Apri la porta. No, grazie, non compro nulla. Aiuto, 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 aiuto. Cos'era quel coso? Ma stiamo scherzando? Oh no. Non c'è nessuno, scusate, mi sto cambiando. Portate pazienza. Ok, dovremmo essere, penso, al sicuro qua dentro. Mi son cacato a spruzzo. Quei mostri mi hanno seguita fin qui, ma dove si trova? La chiave monoculare dovrebbe essere qui da qualche parte. Non è in questa stanza, deve essere vicina. Non andare, sei troppo debole. Non è vero, non mi puoi giudicare. Devo andare dentro il camino. Guarda che non sono Babbo Natale, eh. Porta pazienza. Vediamo un po'. Mi apri tu, ciccio? Grazie, molto gentile. Dove buio siamo finiti? Oh, aspetta, 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 questa era la soffitta. Abbiamo del fluido alchemico. Ho bisogno di un sacco di risorse, porco cane. Perché quei cosi mi stanno facendo sprecare lo sfacello di risorse. Oh, prendi questo, lo prendo molto volentieri. Flacone variante RW2. Questo potenzierà i nostri poteri. Adesso sei più forte, lo so. Se guardate bene in basso a destra, l'indicatore è cambiato completamente. Quindi possiamo probabilmente respingere i nemici fino a 3 volte. Aspetta, aspetta che intanto continuo a recuperare munizioni per la pistola. E direi che ora possiamo passare al contrattacco. Ah, ecco, mi sembrava di aver sentito qualcuno. Ok, spazio per rallentare i movimenti. Oh, quindi adesso gli posso sparare in faccia più rapidamente. Però sì, la pistola c'ha un rinculo veramente assurdo. Aspetta. Bana, è morto? Ok, quando fanno così sono morti. Però, come potete notare, abbiamo usato una delle 3 palline. Ma porca boia. Ah, c'era della polvere da sparo nel caminetto. Ok, dovremmo aver ripulito tutta la zona tranne il salottino là sotto, davvero. Aspetta, quanti mostri mi aspettano là fuori, scusate. Devo prendere anche questo, un rametto di salvia bianca. Vediamo un po', apri l'inventario. Pianta che ricarica i poteri del mutamicete. Oh, molto ma molto interessante. Ma lo ricarica al massimo oppure 2 su 3, 1 su 3? È una domanda legittima, stai attenta. Io non ci vado là fuori. Ma siete scemi nel cervello. Rose, puoi uscire in qualunque momento, santo cielo, dal megamicete. Lei, no, devo avere degli amici. Ok, 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 cosa puoi rimanere storto? Vai Rose, vai Rose, vai Rose. Io vado da quest'altra parte, tanti saluti. Ah, c'è gente che è qua. Aspetta che li abbiamo stunati, perfetto. Attacca, attacca, attacca. C'è sta pistola che è lenta da far schifo. Ok, attacca anche il cugino. È morto? È ancora troppo vivo. Ok, ora è morto. Porca boiaccia. Ricarica, 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 ricarica. Ah, aspetta, ma ha palpeggiato. Ma come ti permetti, sporco pervertito? Oh, oh, sta arrivando un altro tizio. Aspetta, è da solo, quindi lo possiamo attaccare senza troppi problemi. Aspetta, non ho capito come stunnarlo e buttarlo indietro. Ok, oh, sto cercando di fare il risparmione, ma non so quanto valga la pena. Chiave monoculare, yay! Ci possiamo aprire la chest nella vecchia stanza del conte. Come affermato in precedenza, l'interruzione degli autoinduttori all'interno della rete del mutamicete può avere effetti destabilizzanti. È possibile osservare questi effetti anche sulle creature formate dalla muffa. A differenza degli sclerosi, che subiscono una disintegrazione cellulare, in questo caso si verifica un marcato rallentamento dei loro movimenti, arrivando praticamente a bloccarli. Se altri organismi si trovano in prossimità dell'obiettivo, l'effetto di questa interruzione può diffondersi, ma il suo raggio di influenza è molto limitato. Caboiazza, mi hai fatto cagare in mano. Grandissimo. Aspetta, aspetta, possiamo anche schivarlo. Ah, non sono potuto affrontarlo, sono un pirla. Tanto non droppano nulla. Corri, Rose, laggiù, papara. Casino. Sento urla brutte, 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 ne. Posto? Ah, porca boiazza. Rose, 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 blocca, blocca, blocca. Straspaventato, non vi sopporto più. Mi avete rotto i maroni. Morto? Direi ancora no. Più morto? Ok, abbastanza morto. Ma il tizio sta arrivando. Oh, Rose, disinfetta la zona, prendi la mucchina, porco cane. Disinfetta più rapidamente che il tizio arriva. Porca boiazza. Porca boiazza, corri, 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 ti fermare. Ma mi lasciate stare, ma che palle, oh. Mica mi seguirà fino ai piani inferiori, spero. Aio.
Mo basta veramente, ho capito che ti piace palpeggiare le ragazzine. Ma hai un problema, ciccio. Eccomi ritornato, inserisci la chiave monoculare, l'hai sbloccata e all'interno il freno di bocca. Molto ma molto interessante. Ci permetterà quindi di aumentare la potenza di fuoco della pistola stessa. Ok, dovremmo poter far fuori i bastardoni probabilmente utilizzando meno colpi. Sta a venire a me un colpo gioco? Anzi, tanto che ci siamo, vediamo anche di craftare un po' di proiettili. Non abbiamo troppa roba però. Direi di non andare oltre perché il fluido chimico mi serve anche, purtroppo, per craftare le soluzioni mediche, anche perché di questo passo mi ciancicheranno male la faccia. Ottimo, possiamo aprire finalmente la porta che si trovava nel giardinetto interno. Potenziale padre, mi racconta cose? Mi dice di stare attenta, lo so! Ci provo, ma è difficile quando c'è un gigante matto che ti cerca con i suoi aiutanti schifosi. Scappa, ciaone! Già, non posso affrontarli tutti. Sì, in effetti di sto passo finiremo i proiettili. Molto ma molto in fretta. Allora, ancora non so come aprire tuttavia. Quell'armadietto laggiù serve una chiave che per adesso non abbiamo mai incontrato, dannazione. Però io il fucile lo voglio! Perché la chiave monoculare direi che non basta. Ci serve una chiave molto ma molto più estesa, se ho visto bene lo stampo. Ok, strano che non sia spawnato nessuno nel frattempo. Ok, corri verso la porta, Rose. Non ti fermare, non ti girare, non chiacchierare con nessuno. Inserisci la chiave ed entra nella stanza. Olè! Porcaccia la miseriaccia! Il coniglietto malandrino è riuscito a spingersi molto lontano. Tuttavia, non sarà facile mettere quelle zampacce sulla prossima maschera. E quanti cada... Veri, cos'è sto suono? Oh no. Cos'è questo rumore? Cos'è quel coso? È grosso. È tanto, tanto grosso. Oh no. Gioco, perché mi odi così tanto? Ok, fatemi controllare dovunque. Dove boia sono finito? Rose, non metterli... Mi sono appena spaventato, era un vaso di fiori. Ma che ha combinato quel pazzo? Benvenuti alla Galleria del Tormento, una splendida mostra delle poche fortunate che hanno ottenuto almeno una maschera. Ammirate questo gruppo di prescelte, i cui ultimi momenti di disperazione sono immortalati per sempre in questa galleria. È una collezione imperdibile che offre una prospettiva differente sulla luce della vita. Ok. Bastardo, schifoso. Questa è chiusa dall'altro lato. Guarda, cadaveri di Rose. Sono dovunque. Aspetta un attimo, questa invece è semplicemente chiusa. Fiorellino, vieni da mammina, perfetto, è un rametto di salvia bianca. Caboiaccia di tua nonna in cariola, salve signore. Aspetta, no, no che non mi palpeggi, no che non mi palpeggi. Aio, aio, fermo, fermo. Dove va, signore, scusi, sono da questa parte. Morto? Ok, direi abbastanza morto. Vediamo un po' cosa nascondeva di bello. Come ho detto, in teoria non dovrebbero respawnare, me lo auguro, e tutto questo per del fluido chimico. Mi aspettavo molto di più, gioco decisamente tanto tanto di più. Un'altra porta chiusa dall'altro lato. Però siamo onesti, il caro buon vecchio palazzo della Dimitrescu è sempre uno spettacolo per gli occhi. È la zona in cui ci hanno lavorato di più. Il bagno della Dimitrescu! Ma ve lo ricordate, pieno zeppo di sangue? Che schifo, anche qua sono cadaveri della sottoscritta. Dobbiamo attivare le statue in un ordine specifico. Sì, io ho già sbagliato il primo. Allora, io dico questa. Mamma mia, oh, immaginate anche la puzza. Poi dico questa. Sto andando molto a caso. Sicuramente c'è tipo la soluzione qua al centro che avrei dovuto leggere. Negli abissi sprofondai e subito dopo giunsero le frecce di un arco dannato. Molto prima però un cappio al collo mi tolse il fiato, seguito da una lama affilata che trafisse il mio cuore spezzato. Ah, questa era la lama, oh, ok. Poi presumo questo ed infine l'altro. Sì, 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 pensavo di averle ciccate. Mamma mia, l'hanno trapanata male sta povera Rose. A posto? E gioco dice, benvenuto in cantina. Oh no, là sotto c'è una zona che mi ha traumatizzato profondamente. E ancora oggi, se ci ripenso, mi salgono davvero i peggio traumi. Ok, a sto punto fammi craftare altre munizioni per la pistola e un'altra soluzione medica. Ho la vaga impressione che là sotto dovremmo tirare uno sfacello di porchi. Questo ve lo garantisco. Se non ricordo male c'era una scala piano Rose che ti portava di sotto. Non so perché lo scorso episodio si è sparata male per 826 piani. Oh, ribadisco, non si è fatta nulla, però. Eccoci arrivati, buongiorno. Per un secondo temevo di farmi sbranare la faccia proprio. Che bella quella sedia, sembra molto comoda. Ok, dammi munizioni per la pistola. Posso avere un revolver? Mi farebbe molto ma molto comodo. Ok, dove siamo di bello? Sì, è proprio questa zona.
Oh no. L'ultima volta era piena zeppa di sangue e tizi che emergevano dal sangue stesso. Ve la ricordate? Un posto bellerrimo. La maschera d'argento è nella piccola stanza sul retro. Ci sono quasi. No, direi proprio di no. Sei morta malissimo, ragazza mia. Allora, vediamo un po'. Caboiazza? Oh no. Oh no 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 no. Cos'è quel coso? È il tizio di prima? Ma siete strascemi nel cervello. Ok, dobbiamo purificare quel nucleo laggiù. Se quello mi palpeggia male, mi ammazza sul colpo. Oh no. Io spero che sto gioco abbia checkpoint, sennò devo rifarmi tutta la strada di volta in volta. Dove va, signore? Buongiorno, grazie, non compro nulla. Allora, cerchiamo di essere tattici. Rose, cucati il rametto di salvia fin dall'inizio. Ok, per venire è meglio che curare. Un po' dove è il tizio, lo vedo lì dietro. Sì, ma questo è il cugino di secondo grado del Nemesis. Maronne, che brutto. Ok, sta tornando indietro. Piano, Rose. Fortuna che il tizio a quanto pare non vede le torce. Altro fluido chimico. Ottimo. E c'è qualcos'altro che mi regali il gioco? Il gioco dice manco per il cocchio. Dov'è? Perché se mi sgama è finita. È qua in parte. Sì, è qua in parte. Ma com'è fatto quel tizio? Allora, aspetta. Rose, Rose. Porca boiazza. Quando è abbassata non può usare i poteri. Che culo. Piano, vai, 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 vai. Perfetto, riabbassati. Riabbassati, ragazza mia. Rose, avanza. Ok, va tutto bene. Va meno bene, va molto meno bene. Va improvvisamente molto ma molto meno bene. Oh oh, oh oh. Aspetta, c'è un fiore lì, c'è un fiore lì, c'è un fiore lì. Vai, 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 vai. Non so se ha funzionato, non ha funzionato. Decisamente non ha funzionato. Ma mi... una riunione. Sta arrivando anche il tizio, sì, è arrivato anche il tizio. Ah, mi ha fatto male all'orgoglio. Raccogli, raccogli, raccogli tutte cose. Buongiorno, aspetta, aspetta, disinfetta, disinfetta, disinfetta. Munchina dovunque, munchina dovunque. E dai, e dai, levatevi barboni. Sì, ma non posso far nulla a sto modo. Ok, aspetta. Vai, vai. Ma ricordo di difettarlo. Ma mi si bugga tutto, ma cos'è? Ma porco cane. Ti devi levare che c'è l'alito che sa di merda. Non te lo volevo dire. No, non posso affrontarli tutti o finiamo le munizie. Rose, resta lì un altro po' in animazione quando hai un secondo. Senza fretta. Fiorellino mio, ti puoi disinfettare, grazie. Ok, ora ricorri di nuovo. Aspetta, 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 aspetta. No, non compro niente, grazie. Rose, abbassati, abbassati, ma porco che... Ma porco che... ero lì che provavoci per abbassarti. Vaffanclepa. Non mi risponderai mica alla macchina da scrivere di 20 minuti fa, vero? Ah, no, devo solo rifare l'ultima parte, yay. Sì, sì, è previsto che ti sgami. È previsto che ti sgami a un certo punto. Allora, signore, lei si piglia la scunnata subito. Così ti dai una calmata e io disinfetto intanto i fiori. Vai Rose, vai Rose, vai Rose, vai Rose, vai Rose. Oh, oh. Ma perché mi si buggano le cose? Ok, no. Ok, scunnato. E dai, no, che mi fai perdere tempo in animazioni. Che tempo che non c'ho. Porca... E Rose rimane lì a guardarsi. Che bella che sono. Sono tanto giovane, tanto bella. Brava Rose. Oh, ti sei abbassata stavolta. Ma che gentile da parte tua. Ok, diciamo che loro non possono passare. Mi piace quando i giochi sono sviluppati e programmati bene. Sì, perché se io cammino Rose non si può abbassare. Mi devo fermare, smettere di camminare, quindi. E poi lei si può abbassare. Oh no. Se c'è un televisore vuol dire che c'è un mostro in avvicinamento rapido. Allora abbiamo delle bombe bombe artigianali, mica mi dispiacciono. In effetti le sono già disponibili sullo slot numero 2. Perfetto, allora fatemi ricaricare il rametto. Oh, sta parte la dovrò rifare uno sfacello di volte. Tanto lo sappiamo tutti che appena prendo la maschera si scatena l'inferno. Perfetto, corri, 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 corri. Non riesco neanche a guardare. Ah no, mi... Vedi? Porcaccia la miseria. Ostra, super porcaccia la miseria. Corri, Rose. Ok, ok, se non mi colpeggiano anche quello. Dai, ciccia, corri, accelera il passo. Oh, porcaccia la miseriaccia. Aspetta, suonali tutti, suonali tutti. Ok, perfetto. E però se ti metti in culo l'Andia non la finiamo più. Vai, vai, vai. Guarda come si... Ho preso un... No, 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 no. Ok, riabbassati, Perché non riesci a fare due cose assieme, ragazza mia? Io ti voglio bene. Ma porco cane, oh. Ah. Troppo panicume in una volta sola. Perfetto. Ho cercato di evitare di sprecare risorse. Ma boiaccia la miseriaccia. Ok, eccoci ritornati sopra. Giuro che se spawni qualcun altro ti picchio male. Allora, finalmente abbiamo recuperato la suddetta chiave.
Oh oh, oh oh, da di qua non si torna più indietro? Oh no, ho un brutto presentimento. Buongiorno, la maschera? Ce l'ho, tranquillo. L'ho presa, ma non so come ho fatto. È arrivato quel brutto mostro. Non combattere, scappa. Per forza, di certo non posso affrontarlo. Ehi, prendi questo. Accetto qualsiasi aiuto. Yay, mi ha dato altra salvia lì, come cocchio si chiama? Salvia bianca, perfetto. E altre munizioni per la pistola. Ah, diamo giusto un'occhiata perché mi servono davvero molte più risorse. Il gioco è diventato di una bastardaggine di proporzioni bibliche. Adesso mi dai la macchina da scrivere, ma sarai bastardo nel profondo? Allora, oh, abbiamo trovato l'altro quadro, il dipinto di un serpente. Ok, vediamo un po' se si apre anche l'altra porta. Sblocca. Oh, ok. Oh, il terrazzino, aspetta, ma questa era la camera del Dimitrescu? Non l'avevo riconosciuta. Perfetto, abbiamo una pianta verde. L'hai presa, Rose? Brava ragazza mia. E da quest'altra parte. Abbiamo un sacco di roba. Scarti arrugginiti. Munizioni fucile, polvere da sparo più scarti arrugginiti. Bombe artigianali, polvere da sparo più scarti arrugginiti più piante verdi. Cioè quella roba con cui mi curo esplode. Non è che sia un buon segno, eh. Cioè, vabbè, almeno abbiamo imparato nuove ricette di crafting, mi consolo. Spero che non incontreremo più il tizio Oversize, ma lo sappiamo tutti che ovviamente lo rincontreremo ancora. Ah, vedi che ho fatto bene a fare il giro, che c'era un altro vaso. E olè, perfetto, fluido chimico, ottimo. La zona l'abbiamo ripulita. No, dicono che ci sia ancora qualcosa sulla terrazza. Davvero? Allora, non l'avevi presa la pianta verde, a meno che non sia un'altra pianta verde. Ok, ora l'abbiamo ripulita. Yay, perfetto. Se rientriamo qui dovremmo poter sbucare, probabilmente, nel corridoio di prima. Sì, teoria corretta. Quello che mi dispiace maggiormente di questo DLC è che hanno riciclato i luoghi del vecchio Resident Evil Village. Ammetto che qualche nuova location non mi avrebbe fatto schifo. I rumori veramente orripilanti. Ok, usciamo da qui prima che ci spawni qualche altro cattivone. Oddio, là fuori sarà pieno zeppo di cattivoni. Dobbiamo ritornare. Caboiaccia! Sei un coniglietto ostinato. Dice? Ma non puoi fare solo i tuoi cosi. Oh, porcaccia la miseriaccia! Corri, Rose! Vabbè. No, non compro nulla, non compro nulla, signore, non faccio caso a me. Dai, ti devi levare! Vai dentro? Non penso possano entrare nella villa? Dimmi di no, chiudete la porta e mi ritengo soddisfatto? Facciamo che non resto ad aspettarli. E tanti saluti. Quindi fatemi capire bene, quel tizio con la grande e grossa mazza non smetterà di inseguirmi. Bene, non sentivo la mancanza della Dimitrescu, hanno trovato un sostituto. Che bucio di chiurlo. Allora, da quest'altra parte possiamo mettere quindi il dipinto di una rana. E quindi il relativo predatore è il serpente. Ok, e abbiamo ottenuto parapapà. Devo ancora capire come funzionino ste serrature di Resident Evil. Cerca di prendermi in giro con questi enigmi. Ah, guarda, non mi pongo nessun quesito. Oh, è la chiave per il fucile, la chiave trioculare. Sì! L'emblema trioculare conduce alla gloria. Procedi e ti sarà offerta la maschera d'oro. Yay! Aspetta che non mi compaia qualcun altro nel frattempo. Oh, il lato positivo è che abbiamo una quarantina di proiettili. Quello negativo è che il telone c'ha una mira di merda, quindi dureranno veramente molto poco. E craftare le munizioni del fucile mi costerà uno sfacelo. Perfetto, inseriamo quindi la chiave trioculare. Non mi pare che dovessimo aprire nient'altro con la suddetta chiave. Piccolo stellino, vieni da mammina. Vabbè, sì, recuperiamo anche la chiave, giusto? L'M1897. Padre dall'oltretomba, mi crafti un po' di munizioni? No, Allora, vediamo di impostare. È vero che c'erano anche gli esplosivi, me ne sono dimenticato. Dicevo di impostare questo, casomai, sulla scelta rapida numero 2, che è meglio. Come faccio a spostarlo? Ok, non chiedetemi come io abbia fatto, l'importante è che abbia funzionato. Per adesso abbiamo solo 3 proiettili. Ne possiamo creare qualcun altro? Sì, pochi però, solo altri 3. Portando il tutto a 6, il caricatore sarà da 5, presumo. Meglio che niente, certo. Vediamo tuttavia di tenerli da parte proprio per le occasioni speciali. Mi dicono inoltre dalla regia che nel soggiorno dovrei aver lasciato qualcosa. Beh, davvero? Oh, polvere da sparo, ottimo, l'abbiamo ripulito. Ora è tutto a posto. Per fortuna che hanno fatto quella mappa colorata, non mi stancherò mai di dirlo. Allora, signorina, si cucchi la maschera numero 2. Perfetto. E ci manca quella d'oro, come direbbe il prospettore di Inscription.
Non possiamo fare a meno 2 su 3, mi pare un buon risultato. Tuttavia ci sono un sacco di cattivoni là fuori che dovrò cercare di schivare, immagino. Urca, poi sono già arrivati. Salve signore. No, come ho detto, non compro nulla. Ah, di qua sono bloccato, no, torno dentro. Ho troppa paura, lasciatemi stare. Dai, stati buono. Stati buono, corri rosa. Occhio alle mazzolate. Da qua non possiamo passare. Che giro del mega devo fare? Purifica, 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 purifica. Aie! Maronneo. Dimmi che studiamo quel tizio dietro. Lo prendo come un no. Lo prendo proprio tanto come un no. Che gentile ad aspettarmi, signore. È un ometto molto paziente. Vabbè, potevo passare da di qui. Rosso, 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 rosso. Ma che ti sta tirando giù? Sto tirando io i porchi. Ah, no, è vero. Sono andato a bloccarmi. Porca boiaccia. Ah, ecco dov'era la porta. Sì, mi ero completamente perso. Lasciamo stare. Lasciamo stare, sediamo un velo pietoso. Apriti porticina e... Oh mio Dio. Cos'è successo qua dentro? Che schifume incredibile. Ok, facciamo attenzione. Allora, vediamo di recuperare un po' di risorse lassù. Ah, santo cielo. Mi ero completamente perso, vi giuro. Posto munizioni della pistola, quindi vuol dire che ci serviranno. Allora, cerchiamo di essere tattici. Vediamo di sniffare un po' di salvia. Ok, ce li ripristina tutti e tre. Piano, Rose. Rose, dovresti salire, ragazza mia. Ok, subito bene, c'è il... No! Non ci arriviamo. Non arriviamo al nucleo. Però la maschera è lì, porco cane. Sembra tutto troppo semplice. Sta cosa non mi piace proprio per niente. Vediamo un po'. Oh no, altra salvia bianca. E qui abbiamo un fluido chimico. Ok. Ma non ci potremmo passare attorno? Scusate. Quella è l'ultima maschera. Però se sali sulle sedie ce la fai, ragazza mia? Santo cielo delle donne impedite. E voi direte, Malone, una povera ragazzina, c'ha appena 16 anni. E vi do anche ragione, non dico di no. Oh, boia, questa era una zona brutta un tempo. Lo è tuttora. Lo è decisamente tuttora. Dobbiamo far precipitare quel tavolo. Ma dove cocchio si trova il fiore? Ma fatemi dare comunque un'occhiata veloce in giro. Perfetto, polvere da sparo. Ok, c'ho un cago in mano di farmi jumpscarare. Ok, a munizioni siamo messi bene, non mi dovrei lamentare. Vediamo un po', questo è un punto di ritorno. E... sì, ok, ho capito dove siamo, ottimo. E dopo un'ora che girava come un pirla si accorse che il punto si trovava praticamente di sotto. E... olè, missione completata. Oh, molto semplice. Però quello che mi preoccupa è l'immane lago di schifo. Urca boia. Urca boia. Rose, Rose, tira la bomba che scoppia in bomba. Vai. Ok, dobbiamo averli danneggiati a sufficienza. No, signore, stia, mi stia lontano. Aio. È arrivato un braccio lungo, porco cane. Aio. Ho capito che c'era papà gamba lunga. Ma qui stiamo scherzando. E poi mio papà non c'è più. Non puoi sostituirlo, ok? Mi spiace aver sprecato la bomba, ma... altri nuclei qui. Porca boiaccia, aspetta, non basta? Ma sì che ci arriviamo. Piano, Rose. Sperando che non ne spawni altri. Ok, ora ci dovresti arrivare? Sì. Olè, a posto. Facciamo che prendo la maschera e sca... Non basta? Come non basta? E cosa ho ripulito praticamente? Ah, adesso l'ho visto, era là sopra. Ok, devo ritornare sopra. In qualche modo, aspetta. Ma certo, questa zona prima era bloccata dalla muffa. Ora dovrei... Porca boia. Una riunione. No, 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 no. Senti buono. Aspetta, aspetta. Cazzo, quanto è lenta sta cocchio. Si pistola? Ma non dovremmo fare più danni? Perché ci voglio sempre 5 colpi per abbatterli. Aspetta, Rose. Torna indietro. Siete troppo veloci. Troppo veloci. Signore. Signore, stia fermo. Cosa... cosa sta facendo? Si dia una calmata. Ok, morto. Sprecato un proiettile da nazione. Va bene. Siamo messi bene a munizioni. Non mi dovrei lamentare. E ho notato mentre scappavo che c'è una cocchia di pianta verde. Certo che sti bastardi potrebbero anche dropparmi qualcosa. Maledetti mostri tirchi. Degli scarti arrugginiti. Ah, non dovevo neanche venire qua probabilmente. Tutto questo per delle risorse, ovvero... munizioni per il fucile. No, il telone approva. Abbiamo ancora più proiettili ora. Ed ecco qua che abbiamo purificato anche l'ultima zona. Oh, gioco, ti prego, basta nemici. Che sta povera ragazzina a 16 anni corre come un ottantenne. Non può andare avanti molto a lungo. Chi boia si è inventato sti enigmi? Ma che ogni tanto con la Capcom sembra di ritornare indietro di decenni, eh. Cioè, non è che c'è troppa originalità, ma vabbè, dettagli. Ok, maschera d'oro. Che faccio, corro? No. Ah, c'è la cutscene, giustamente. Oh, mamma mia, oh, ci è voluto veramente troppo tempo. Perché ho un brutto presentimento? Rose?
Rose, fuggi. Siamo in un punto brutto, qua ci possono fregare. Oh, porca boiaccia. Salve, signore. No. E che cocchio. Ti sei fatta catturare, ragazza mia. No, ci siamo fatti fregare alla grande. Oh no, non nella prigione. Siamo di nuovo qui, no. Dove mi trovo? È a Gardaland. Sorgi e splendi, piccolezza. Che peccato. Eri arrivata a un passo appena dall'ottenere il tuo bel premio cristallino. Ma io lo sapevo, la vera Rosa è molto più vispa. Sarebbe riprovevole farti fuori così senza cerimonie. Quindi? Vogliamo divertirci ancora un pochino? Pervertito? Su via, sorridi. Ho un giochetto simpatico e divertente da farti fare. Oh no! Guarda questi sclerozzi. Sono quasi tutti finti. Sei in grado di scovare quelli veri? E come faccio? Il tempo sta scadendo, piccoletta. Tic tac, tic tac. Oh no. Se ti dai una mossa finirai inghiottita. Oh no. Io come faccio a capire quali sono? Tranquilla. Non mi sento molto tranquillo. Ho bisogno di un occhio più attento, mia cara. Mancano solo 2 minuti. Non stare lì a gingillarti. Io sto provando a disinstallarli tutti. E dai. Sono troppi. Sinistra. Ok, grazie. Forse questo? Sei fuori strada. Sì. Ok, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Ottimo. Però sta avanzando. Ah, non basta? Aspetta, aspetta, aspetta. Non ho guardato sopra di me. Vediamo un po'. No. E anche questo. Dannazione. Vabbè. No, non ti consiglio. Pezzo di erba, pezzo di erba. Lo so, porta pazienza, porta pazienza. Morto? No, più morto, ok, ora molto più morto. Vai, 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 Rosso, Rosso, ricarichiamo dopo, ragazza mia. Ce ne sono ancora. Ok, era quello giusto? Aspetta, raccogli munizioni intanto. Sei pronta per il gran finale? No, per niente. Dove? Dove? Cosa? No, 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 no. Perché voi mi stavano ciucciando? Sta ristringendo tutto, non ho molto più spazio, aiuto. Manca solo un minuto. Ok, è questo, era questo. A posto. Oh, quel pazzoide. Mio Dio, mi sono stracacato a spruzzo. Ok, qua dietro non c'era nulla. Ah, a posto? Ho vinto? Eravamo nella camera speciale. Era un luogo segreto di Resident Evil Village. C'eravamo stati in passato. Ce l'hai fatta. Ma per buccio di culo, padre. Non ce l'avrei fatta senza di te. Non stavo neanche guardando i tuoi suggerimenti, voglio essere onesto. Ah, questo è per te. Speravo in un pony, ma meglio di niente. Ciccia, sei viva. Non rompere le scatole. Munizioni fucile e munizioni pistola. Perfetto, dovremmo poter ritornare là fuori. Occhi aperti, perché sicuramente proverà a spawnarmi qualche cattivone dell'ultimo minuto. Conoscendo il duca, porco cane. Ah, posto. Munizioni fucile. Da qua non possiamo passare. Ah, dobbiamo fare il giro lungo. Quindi si spawnerà un cattivone di sicuro. Dove sei, cattivone? Tanto lo so che sei qui. Yuhu. Cattivone? Niente cattivone. Ma come? Degli scarti arrugginiti, zona ripulita. Yay! Leviamo le tende molto ma molto in fretta. Mi piace come mi sta facendo rivisitare, ma proprio tutti i cari buoni vecchi luoghi. Tua nonna in carriola mi hai fatto cagare in mano? No, l'ho perduto spazio. Oh, non mi ciancichi la faccia. Pezzo di erba. Rose, Rose, basta animazioni. Corri, ragazza mia, tanti saluti. Ok, recupera cose. Polvere da sparo. Aspetta, c'è roba anche qui. Fluido chimico. Apri la porta, sbloccata. Corri fuori dalla porta. Oh, il panicume. Zona ripulita? Ah, c'era ancora qualcosa. Vabbè, non importa, non torni indietro per farmi ciancicare la faccia di nuovo. Ci sei quasi, lo so. Porta pazienza, padre. Ti renderò fiera di me. Sì, finalmente posso liberarmi di questo peso. Ma devo ammettere che sarà strano vivere senza poteri dopo tutto questo tempo. Stai attenta, mi raccomando. Lo so, lo so.
Se non fosse stato per i poteri saremmo belli che morti. Che poi siamo onesti, la Dimitrescu dovrebbe davvero assumere una nuova donna delle pulizie. Anche se sappiamo molto bene che tutte le servitrici erano poi messe in carcere, in prigione, trattate male, uccise, tutte cose. Sì sì, non faccia caso a me, buon uomo, guardi, sono qui solo per prendere un trifucile 4, prendi tutto Rose? Dov'è lì? Ci ha visto? No no no, ok, rimane solo soletto, arrivederci. Beh, abbiamo ripulito la zona, eh? Ok, abbiamo ripulito, credo, tutta, aiutatemi a dire tutta la mappa, non c'è nient'altro che dobbiamo recuperare. Siamo stati dei bravi bambini, Roth. Però mi domando davvero se il nostro angelo custode, il signor Michael, sia effettivamente nostro padre Ethan. Magari te lo vogliono far credere e poi invece non... mi sono sbagliato di grosso. Sì, sì, il castello della Dimitrescu mi mancherà proprio una cifra. No, davvero, è uno dei luoghi meglio realizzati di Resident Evil Village. Le altre location, sì, carine, però... non so. Mi è dispiaciuto più che altro nel gioco originale che dei quattro boss principali, escludendo Miranda ovviamente, solo due fossero realizzati per bene e gli avessero dato delle location di tutto rispetto, ovvero la Dimitrescu e Heisenberg. Per quanto riguarda invece Donna Beneviento e Salvatore Moreau, non lo so, mi sembravano dei mini boss più che altro. Moreau letteralmente hai una piccola parte in cui ti muovi all'interno della sua zona e poi lo devi affrontare e bella che è finita lì, non era niente di che rispetto al castello della Dimitrescu, che era un luogo fantastico con le tre figlie che ti inseguivano, quindi avevi anche dei mini boss secondari. La parte di Beneviento alla fine non devi neanche raccogliere risorse perché non hai il tuo equipaggiamento. Ok, il feto che ti insegue è stato terrificante, lo ammetto, mi ha ricordato molto PT. Porco cane, che non cercate PT, non giocate a PT e tutte cose, ma ero nei traumi. No, 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 non l'ho fatto io sul canale, che è meglio. Perciò ammetto, è stato un bel gioco, ma a mio avviso poteva essere molto, ma molto di più. Altra cosa che mi dispiace è che tendenzialmente Resident Evil come saga è rinomata per i suoi personaggi iconici come Chris, Leon, Ada, Wesker, porco di quelli per porca. Ce ne sono veramente tantissimi che tutti si ricorderanno. Ma quando poi pensi al povero Ethan, alla moglie, alla figlia, povera piccola stellina, che questo è l'ultimo gioco in cui li ritroveremo ovviamente, è un po' ti dispiace che siano tutti lì mezzi abbandonati. Ma porca boia. Per quanto sì, ammetto, Resident Evil 7 e 8 mi è piaciuto. Però la cosa triste del 7 è che ti ricordi più la famiglia Baker piuttosto che il nostro Ethan e Mia Winters, lì come cocchio si chiamava. Cioè, è una cosa assurdissima, porca cane. Ti ricordi più i cattivi che i buoni. Vabbè, ciancio alle bande e evitiamo di rimandare il prossimo scontro. È abbastanza ovvio che il DLC non sia finito. Siamo anche rimasti abbastanza feriti. Ok, le abbiamo inserite tutte. A posto? Posso prendermi il cristallo di Heisenberg finalmente? Sta storia non mi convince. Quindi è meglio salvare, perché si sa mai che io debba ritornare indietro. E vai Rose, tutto tuo. Non ti fidare Rose, c'ho il sesto senso che è attivato male. Duca, che piacere rivederla, come va? È un fatto, piccoletta. Grazie. Ti sei proprio meritata questa ricompensa. È quasi identico a quello vero, non credi? Lo sapevo, era troppo semplice. Ma no. È un falso, ovvio. Ha troppo valore per manifestarsi in questo strato. Strato? Pensavi davvero che avrei rinunciato a un tale tesoro? Era la mia esca no. Per attirar. No, 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 non mi polpeggiate, non mi polpeggiate, non mi polpeggiate. Ma che cocchio, finto duca, avanti. Lei è una persona orribile. Oh, Rose, dove sei finita, ragazza mia? Non mi dire di nuovo nelle prigioni. Che succede? Oh, perfetto! Ecco il vero divertimento! Il luogo perfetto per la tua fine! Oh no, è un'arena! Via allo spettacolo! Ma voi siete scemi nel cervello! Ma voi siete stra super scemi nel cervello! No! No! E assolutissimamente no! Peraltro c'è la modalità foto, c'è anche la telecamera libera! No, è troppo bello! Ad ogni modo, signori, io direi che per questo episodio... ci possiamo fermare qua. Nel prossimo vedremo di affrontare... ah, il simpaticone! Maronne, oh! A Nemesis dei poveri, datte una calmata.
Comunque sì, come DLC per adesso mi sta piacendo. Peccato, come ho detto, per le location un po' riciclate, non dico di no. Ma sono curioso di scoprire cos'altro attenderà la nostra povera ragazza, signore. Sembra lo spazzacamino praticamente. Allora, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Dopo poi è... Ah! Lasciate un bel mi piace, altrimenti dovrete affrontare il Nemesis dei poveri. E noi ci vedremo nel prossimo video in cui lo... Sì che è uno spasso! Non sta... Duca, letteralmente non sta accadendo nulla. Non posso continuare a scappare. Devo trovare il modo di batterlo. Sei sicura? Io scommetto che possiamo giocare a giro giro tondo molto lungo. Vabbè, signori, ci vediamo nel prossimo video. Sì, ciao! Ma dai, ma smettila! Corri, coniglietto, corri, corri, corri! Hanno messo i dialoghi nel caso io continuassi a fuggire. Che poi, voglio dire, in Resident Evil il punto in cui devi attaccare te lo mettono un attimino evidente. Mancano solo le freccine che indicano pirla, spara qui, porco cane. Manca solo che il nemico si spari da solo, non dico altro. Va bene, stacco, stacco.